favoloso come me, ci sono anche i passatelli. E sono arrivati i passatelli. All'inizio. Questa è la degustazione degli antipasti. Esatto, qui trovate il nostro antipasto colibrì, che qui vedete abbondante perché è appunto per due persone, dove trovate del carpaccio di salmone, insalata di mare a base di secche, le nostre sarde in saor, insalata di polpo, scampo alla catalana, gamberi rosa in salsa rosa e un mantecato di baccalà. Buon inizio. Grazie. Partiamo dalla spiegazione del nostro primo antipasto. Il baccalà mantecato si scioglieva in bocca. La seppia, l'insalata di seppia, era morbidissima. Questo dimostra un'alta competenza nella cottura. Polipo, insalata di polipo, ovviamente, polipo pescato, polipo mediterraneo. Quindi questo porta ad avere un polipo altamente morbido e molto gustoso. I gamberi con la salsa cocktail non sono i soliti gamberi con la salsa cocktail. Parliamo di un gambero argentino assieme ad una salsa cocktail eccellente. Questo è il primo antipasto del colibrì. Caprese di merluzzo, quindi avete del merluzzo passato in forno, appoggiato su una stracciatella di burrata, estrazione di basilico, pomodorini confit e sale, e fiocchi di sale nero di Cipro. Di questo risotto, il risotto alla marinara, che viene preparato con brodo di pesce naturalmente, ma fatto da noi, non usiamo nessun tipo di preparato, e poi con il ragù di secche e le vongole. Ambrina, pulito, cotto al forno con patate al timo e una salsa di capperi e limone. E qui avete gli uomini nudi fritti con grana, rucola e aceto balsamico. Sono sfiziosi questi uomini nudi. I naked men. E la nostra cena questa sera si chiude in dolcezza, con un sorbetto artigianale fatto in casa, ai frutti di bosco. E anche per questa sera siamo giunti alla fine di questa esperienza gastronomica. Abbiamo assaggiato un antipasto misto, abbondante e con una varietà esagerata di prodotti, di altissima qualità. Siamo passati per un antipasto caldo, eccellente, non del tutto banale e con un equilibrio che esalta la sapidità di questo piatto. Come prima abbiamo scelto entrambi di buttarci su un risotto alla marinara, questo perché in questo locale è famosissimo ed è completamente diverso da tutti gli altri risotti che potete assaggiare in qualsiasi altro ristorante. In questo caso la mano dello chef Irvin rende il risotto alla marinara un piatto unico. Una degna conclusione dei secondi. Un insieme di uomini nudi, naked men apprezzati a tavola, sfiziosi soprattutto, e un trancio di ombrina che vi lascio semplicemente venire a provare, perché è qualcosa che rapisce il palato. Si chiude la cena con un sorbetto artigianale fatto dallo chef, quindi vi posso solo che chiudere con le nostre fatidiche 4 stelle, una per la location pulita, elegante e non del tutto banale, 2 per il servizio simpatico, gentile e preciso, 3 per i piatti abbondanti ma soprattutto con una nota particolare nella cura dei dettagli. La 4ª stella la diamo ovviamente all'innovazione, piatti classici ma con quel piccolo di innovazione nella cottura. 4 stelle, il colibrì e lo chef Irvin. Ora sta a voi venire a provare questo fantastico piatto.